NBA 2K20 sarà disponibile dal prossimo 6 settembre. Negli scorsi giorni però Visual Concept ha pubblicato una bella demo. Noi l'abbiamo giocata a fondo per capire quali siano tutte le novità del gioco cestistico di 2K. Contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, la dimostrazione del nuovo NBA 2K non consente di giocare a Il Preludio, ovvero il prologo alla modalità La Mia Carriera. Quest'ultima sappiamo comunque che proporrà tanti grandi nomi. Attori come Idris Elba e giocatori come LeBron James faranno infatti parte di un ampio cast che ci proietterà nella vita di un aspirante giocatore della NBA che muove i primi passi nella massima categoria. Tornando alla demo rilasciata da 2K Games, questa si concentra principalmente sul nuovo editor di gioco. Attraverso questo nuovo potente editor è possibile costruire e sviluppare fino a 6 giocatori personalizzandoli sotto tutti i punti di vista, sia estetici che tecnici. Tantissimi parametri fisici e le abilità sulle quali è possibile intervenire per realizzare atleti che rispecchino al meglio il gusto di ogni singolo giocatore. A quel punto è possibile salvare l'operato in vista del gioco finale, dove poi riutilizzarli e di volta in volta disputare una partita per vedere sul parquet i risultati del lavoro fatto. Purtroppo abbiamo riscontrato qualche problema con il face scan che ci ha dato degli intoppi sia nel rilevare correttamente il volto da digitalizzare sia nell'applicarlo sul modello poligonale del nostro giocatore. Da subito, pad alla mano, si capisce come Visual Concept non abbia voluto stravolgere le ottime basi del gioco, puntando a rifinirle e aggiungendo anche qualche sensibile novità. Come il suo predecessore, NBA 2K20 premia in attacco il possesso di palla, la tattica, la capacità del videogiocatore di gestire la sfera in attesa dell'attimo giusto per aprire la difesa con un taglio improvviso verso l'area, un assist vincente o un entusiasmante alley-oop. Lo stesso discorso vale per la fase difensiva, dove 9 volte su 10 vengono punite fretta e irruenza e favorite, viceversa, il posizionamento e il tempismo nel tentare un anticipo o di rubare palla. In tal senso sono state riviste anche le situazioni di uno contro uno, complice un sistema di gestione della fisica ancor più attento nel rilevare le collisioni, soprattutto in relazione alle parti del corpo e alle posizioni basse. Liberarsi o saltare palla in movimento l'avversario è quindi molto difficile e la riuscita di certe giocate dipende ancora di più dalle abilità con il controller. Ovviamente c'è spazio per la variabile impazzita, per il talento straordinario che può cambiare da solo il corso di una gara nei momenti in cui non si è capaci di costruire buoni tiri e ci si deve affidare a soluzioni estemporanee. Quando uno dei campioni in squadra inizia a fare la partita ed è on fire, tutto diventa un po' più facile perché a tratti sembra immarcabile. Nel gioco, questo aspetto del basket è legato all'impeto, un sistema di gioco che parte dal presupposto che un giocatore della NBA possa, in particolari condizioni, esaltarsi e trascinare i compagni raddoppiando gli sforzi e realizzando la gara perfetta o quasi. Poco da dire invece sul comparto tecnico. Dal punto di vista grafico, NBA 2K20 è uno spettacolo per gli occhi e ogni scritta, banner, atleta, arena o maglia è riprodotta con una fedeltà a dir poco maniacale. Non c'è ovviamente un balzo clamoroso in termini qualitativi rispetto allo scorso anno, ma i ritocchi operati qua e là si fanno notare agli occhi più attenti. Le animazioni sono poi fluide e naturali, segno evidente che ne sono state implementate di nuove, a tutto vantaggio della morbidezza dei movimenti e dei controlli. Allo stesso modo, il comparto sonoro si conferma piuttosto valido, con le musiche, gli effetti di fondo e i commenti tecnici in linea con le aspettative e col resto della produzione. Unica pecca forse nella telecronaca, dove alcune frasi ci sono sembrate abbastanza ripetute, ma potrebbe anche essere colpa della demo e di un prodotto ancora da limare negli ultimi particolari. La demo di NBA 2K20 ci ha lasciato sensazioni positive. Visual Concept ha lavorato bene per rifinire le meccaniche del suo gioco. La recensione uscirà tra circa 10 giorni, fugando quindi ogni dubbio ulteriore sul gioco 2K. Jay, what's going on, man? Because this is a dream worth fighting for. We're the champs, baby! We're the champs!